Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Vorrei solamente dire a Carlo d'Inghilterra, Camilla, scansate. Guarda qua. Mi sono messa una roba molto sobria. Assomiglia un po' al cappellino di Camilla, di quelli che sfoggia lei. E tutte le reali. Ecco, e poi c'ho pure il vento incorporato perché oggi devo fare una presentazione di abiti, capito? Tutte le sfilate di moda che Dio si voglia, c'hanno tutte l'aria, che sembra che non si sa da dove venga, però c'hanno tutta la folata di aria, che vedi tutti i capelli e gli abiti svolazzanti, guarda qua. Con le luci incorporate, aspettate che le mettiamo magari rosse, che sono un po' più... Vediamo. Ecco qua, guarda qua. Ma ciao! Allora, sono qua per farvi vedere i miei abiti. Allora, in tanti mi avete chiesto dove li ho comprati, dove compro le robe così grandi. Allora, ecco qua. Ma l'ho messa a rovescio? L'ho visto, stavo guardando, ho detto dove è andato il fiocchetto? È per dentro. No, vabbè, ma io sono andata fuori nel poggiolo a stendere con questo al rovescio, con l'etichetta. Dov'è l'etichetta? L'ho levato, si vede, no, quel cazzo. Cioè, no, vabbè. Con mezzo metro d'etichetta fuori sono andata fuori a stendere nel poggiolo. Meno male che stavolta il corriere non c'entra. Vabbè, la lasciamo al rovescio. Sti cazzi, gliele vogliamo aggiungere? Ok. Allora, molte mi avete chiesto dove compro gli abiti, i miei outfit, anche se ne vedete metà. Ok, ecco. Allora, metà li compro alle Bonprix, però ho trovato un altro sito che vi lascio nel primo commento il link, perché sono già 2 settimane che dico che faccio questo video a chi me lo chiedeva. A tanti ho già dato il link dove li compro. Costano meno della Bonprix e trovi fino alla taglia 68. Chi dovesse essere cicciotti come me, non comprate la taglia 68, comprate 2 taglie in meno perché vi assicuro che vestono enormi. Allora, mo ve faccio vedere, tranquilli. Allora, intanto vi faccio vedere quella che tanto amate, che mi avete chiesto, è questa. Ok? È questa della vacca Carolina. Eccola qua, la vedete? Questa qua l'ho presa alla Bonprix e l'ho pagata 9,90 euro. L'ho presa senza spese di spedizione. Ok? Ecco. È enorme, è grande. Questa l'ho presa alla Bonprix. Faccio questo video perché siccome che mi state chiedendo uno a uno dove l'ho presa, il link, quanto l'ho pagata, ho detto faccio prima fare un video, così vi vedete dove l'ho presa, vi metto il link e se volete andate, perché so che ci sono molte paffutelle come me che cercano abbigliamento e non lo trovano. E alla Bonprix sono cari, ho tante taglie alla Bonprix, anche se è la 66-64, vestono piccolo. Questa pure, questa l'ho presa pure alla Bonprix, questa è molto carina. L'ho presa alla Bonprix anche questa, vabbè, me l'avete vista indosso tante volte. Che è così, sarebbe tipo messa come copricostume, ma io la metto come maglietta perché è bellissima. Vedete? Ha di carino anche ha davanti così e ha il laccetto con sti affari qua. Ecco. Ciao Lapo, vieni, saluta. E questa l'ho presa alla Bonprix. Aspettate che gli diamo sconto, to. Su. Ok, mettiamo qua. Ok, l'ho presa la Bonprix, però non mi ricordo se l'ho pagata 14,90 o 24,90. L'ho comprata ancora un anno fa.
Che buon profumo che sa. Perché ho preso l'ammorbidente alla vaniglia e coco, fine del mondo. Poi ho preso queste, anche qui. Anche questa è la Bonprix. Queste sono nuove, le devo ancora mettere. E sono un pinocchietto che va a finire così. Sono un pinocchietto e queste sono la taglia 62. Però sono enormi, eh. Queste sono veramente grandi. Di questo credo che anche una 58 sarebbe bastata per me. Perché sono veramente grandi. Ecco, queste l'ho pagato, anche queste poco, 7,90 euro, perché l'ho prese ancora l'anno scorso, le devo ancora mettere, le ho prese qui saldi a fine settembre, che la roba estiva costava poco, però ho visto che ci sono anche quest'anno. Poi ho preso anche queste. Queste invece le ho comprate all'NKD. Queste le ho comprate non le ho comprate nei siti, le ho comprate all'NKD, che anche all'NKD trovi robe molto grandi, ok? E le ho pagate una miseria, credo 4,90 euro, 3,90 euro qui saldi. Vedete, sono molto carine perché vedete in fondo hanno l'affare così. Ecco. E queste prese all'NKD perché anche lì sono enormi, non so neanche che taglia sono queste, non c'è neanche su, aspettate che guardo, no, mi sa che gli ho già levato l'etichetta. Comunque anche all'NKD trovate roba enorme e che costa una miseria. Poi questa anche l'ho presa alla Bonprix, che mi sembra di averla messa su ancora. Anche questa sarebbe tipo copricostume, ma io la metto come maglietta, come tunica questa qua, perché è un po' trasparente, perciò la metti con una canottierina nera sotto. Vedete, è molto grande questa. C'ha, vedete, le maniche, cioè è tutto dritto praticamente. È tutto dritto. E anche questa l'ho presa a Bonprix e l'ho pagata, perché tanta roba l'ho presa l'anno scorso a settembre, quando c'erano i saldi, però andando a guardare queste cose qua le trovi anche adesso, cacchio ho in bocca, le trovi anche adesso, ma non sono in saldo. Veniamo con l'abbigliamento preso dove vi interessava voi, nel sito nuovo che si chiama, non me lo ricordo, ve lo metto comunque nel primo commento. Potete scaricare di questo l'app su Play Store, dove c'è tutto quanto, ok? E lì costa veramente poco e la roba è veramente bella. Allora, questa qua l'ho presa lì, è bellissima. No, che cazzo sto dicendo? No, questa è quella prima mano. Questa è l'ultima, quella che ho comprato, che avete visto. Eccola qua, forse non l'avete vista tutta. Vedete? Questa è quella che ho comprato alla Bonprix, che è per l'allattamento, però non avevo visto che era prema mamme per l'allattamento. L'ho presa perché pensavo fossero delle borchiette queste, messe lì a cazzo dei cani così. Dopo, quando mi è arrivato, ho visto che si apriva, perché vedi, si apre, sono andata a vedere sul sito e ho visto che era per l'allattamento, però anche casti cazzi, cioè è bellina ugualmente. Allora, ecco qua le cose che ho preso dove vi dicevo. Allora, questo è il vestito. Questo è il vestito, che ne ho presi due. Costano 24,90 euro, l'ho pagati io. Cioè, fino alla taglia 68, però vi assicuro, prendete due taglie in meno, perché purtroppo io l'ho presi grandi, ma ci sto dentro due volte, perché sono troppo grandi. Vedete, questi sono quelli che mi avete chiesto di più e che so che alcuni di voi si sono presi, che sono questi, vedete? Quelli che ho su spesso,
che sono, guardate, lunghissimi. Lunghissimi. Ok, questi qua. Cioè, fino, l'ho trovato fino alla taglia 60. Oh, non è una sponsorizzazione, me li pagano, ma ha sponsorizzato nessuno, eh. E li trovate fino alla taglia 68, però ripeto, prendete due di questi vestiti, prendete due tagli in meno. Perché io ho preso la 64, però se prendevo la 58 di queste mi andavano giuste, invece sono troppo grandi. Io li tengo per stare a casa, per andare a svuotare l'immondizia, per andare al parco la sera col cane, non li metto per uscire questi. Ok, però l'altro non ve lo posso far vedere perché è in lavatrice. Poi di molto carina che ho preso lì è questa, che devo ancora mettere. Sempre presa lì, e questa l'ho pagata, non mi ricordo se 9,90 o 12,90, sempre nel sito che vi metterò nel primo commento il link, ed è questa, guardate che bella. Meno bla e più cuore, guardate, è grande, eh. E questa c'ha la particolarità che è bellina, vedete? Che nella manica c'ha questo, che potete tirare via, allungarla o accorciarla, farla tipo, o farla tipo fino a qua, tipo canottierina, o tirarla giù e farla manica a mezze, cioè maglie a mezze maniche. Questa è molto carina. Meno bla e più cuori. E sembra nera, però questa è blu scuro, non è nera, è blu scuro ed è enorme, come potete vedere anche qua è grande perché me larga anche a me, guardate, cioè vedete, come potete vedere è grande anche a me. Anche questa, ho preso tutti una 62 pensando che come faccio alla Bonprix. Però mentre quelli della Bobris mi stanno giuste, queste qua invece sono grandi, perciò anche questa se compravo una 58-60 mi sarebbe andata giusta. Però è abituata a prendere la roba più grande, l'ho presa mai grande, ma va bene lo stesso. Cioè va bene lo stesso, è bella, anche se è un po' abbondante. Poi l'ultima che ho preso, che vediamo se la trovo. Quella che mi piace di più di tutte, che devo ancora mettere, è questa, perché è l'ultima che ho preso. Anche questa, e questa invece vedete l'ho presa giusta, perché avendo preso queste troppo grandi, questa invece l'ho presa taglia 58, però c'è fino alla 68 di queste, perciò pensate che se porto la 58 io di questa una 68, cioè bisogna che sia una al doppio di me, capito? Perciò difatti mi sentivo magra a ordinare in questo sito, io mi sento magra, vi giuro. Io quando ordino in questo sito mi sento magra, perché abituata sempre a prendere la roba più grande che c'è, doverla prendere più piccola mi sento anoressica, tra virgolette. Questa è molto carina perché è fatta così. Allora, c'ha davanti, aspettate che vediamo, questo disegno, vedete? Tutto sbrilluccicoso, c'è davanti questo disegno. Come vedete, vedete che è più piccola, non è grande come l'altra, però a me mi va giusta. E di bello c'ha che c'ha le spalle, aspettate che vi faccio vedere. Allora qua lo fai, c'ha il cordino che fai così. Ecco, e c'ha nelle spalle, praticamente è così, vedete? C'ha le spalle che ti resta qua e poi questo, che ti resta un po' la spalla fuori, perché anche noi cicciottelle è giusto che ci vestiamo non da vecchie, eh? E questa è molto bellina, vedete? E c'ha sta particolarità appunto che c'hai un po' le spalle scoperte così. E anche questa l'ho pagata, non mi ricordo se 12,90 o 14,90. Ecco, questa è l'ultima che ho preso, la più bella secondo me.
Ecco, queste sono le cose che fino adesso io ho preso, perché appunto ho sbagliato a prenderle, perché c'era anche la tabella delle misure, però io non sono neanche stata lì a misurarmi, perché sono talmente abituata che quando vado nei siti prendo la taglia più grande, ok, ecco. Io pensavo, ho detto vabbè, mi andrà giusto. Quando mi sono arrivati a casa i vestiti, ho visto che praticamente ci stavo dentro una volta e mezza, perché veramente sono troppo grandi. Difatti, li devo portare tutti e due da mia zia, quella che vi racconto sempre delle storie, che c'ha la macchina da cucire, sarei capace anch'io, ma non ho la macchina, e me li devi accorciare almeno di tanto così. E vediamo, che lei mi ha detto che gli ho telefonato ieri. Che anzi ne abbiamo parlato ieri morte dalle risate, perché ci siamo raccontati una cosa che vi racconterò nel prossimo mukbang, che io non mi avevo pure rimosso, dopo ho capito perché l'avevo rimosso, però vi racconterò nel prossimo, perché siamo stati al telefono, abbiamo riso come due matte, ok? Perché lei fa fatica adesso molto a muoversi, a camminare, perché ha problemi, si dovrebbe operare di un'anca. Ha problemi, perciò io non ho la macchina per andare a trovarla e lei non si può muovere. Ecco, comunque mi ha detto che si può fare anche di stringere, perciò ha detto la prendiamo da una parte all'altra, perciò dovrebbe venire giù mia cugina una di sti giorni qua, che mi provo il vestito, tira giù le misure, poi mia zia me l'accorcia e sicuramente me lo faccio stringere, perché cioè è tanto più grande così, cioè balla proprio. E poi quel giorno, come vi ho raccontato, andando giù ad aprire al corriere, ci ho calpestato nel vestito e sono caduta, per fortuna sono atterrata di culo, ecco, per fortuna sono atterrata di culo e il culo è bello morbido, perciò non mi sono fatta un granché, però se ci pensate che potevo farmi male, perché se cadi male, col mio peso, se casco mi faccio veramente male, capito? Ecco, e perciò aspetto che l'altro l'ho buttato a lavare, oggi stasera lo lavo e sta settimana me lo faccio accorciare almeno meno di tanto così, perché veramente arriva fino alle caviglie, cioè troppo, e quando fai le scale o cosa, lo calpesti e ti fai male. Ecco, questi sono i miei acquisti che volevo farvi vedere. L'ho fatto questo video perché in tante mi avete chiesto dove prendi la roba, dammi il sito, qua e là, a tante l'ho già dato. Però ho detto vabbè, faccio prima a fare un video, vi metto il link, che così andate e in pace tutte quante. Ecco, e vi comprate anche voi. Mamma mia, c'ho una calura intorno. Oggi è proprio caldo, però mi sarebbe piaciuto anche provarli, fare tipo un déshabillé, non déshabillé, come si dice, una sfilata e farvi vedere gli abiti, però non so come fare, cioè non so dove mettere, magari lo posso anche fare, però mi devo organizzare, perché non so dove mettere il telefono, tipo per farmi vedere gli abiti indossati, la roba indossata, no? Magari quando mia zia mi farà i vestiti, no? Magari ve li faccio vedere indossati, però mi devo un po' organizzare, perché o mi faccio filmare da mio figlio mentre lo faccio, perché non saprei dove cacchio appoggiare il telefono e come fare. Perché non ho io, come hanno tanti, no? Che lo fanno, hanno col Bluetooth, hanno l'affare che fanno partire e spegnere il telefono, no? Per partire con i video, la telecamera io non ce l'ho, devo schiacciare, perciò non so come fare. Comunque mi organizzerò anche per questo, che così magari vi faccio vedere i capi indossati, così mi vedete anche per intero, perché giuro, le gambe ce le ho. Giù, cammino, perché tanti sono preoccupati che non cammino, mi alzo, mi arrangio, faccio tutto, vi darò dimostrazione per chi si preoccupa per la mia salute. Ecco, detto questo io vi ringrazio, vi mando un bacio da Francesca Parker Ball. È tutto, ciao!